Noi siamo concittadini della comunità dei Celesti. Siamo, come ci vedete, stelle splendenti e fulgide, astri che si levano sempre a tempo determinato, qui e in cielo. Di notte risplendiamo in cielo fra gli dèi, di giorno anima giunti in mezzo agli uomini. Quel che il capo supremo di tutti gli dèi, Giove, ci distribuisce fra le genti perché arriviamo a penetrare le gesta degli uomini, i loro costumi, la loro devozione e la loro lealtà, in maniera che gli possa aiutare ogni galantuomo accordandogli la ricchezza. Quelli che impiantano processi cavillosi, frodolenti, producendo testimoni altrettanto frodolenti, e che in tribunale negano con uno spergiuro di dovere del denaro a qualcuno. Di tutti costoro noi ci scriviamo l'elenco e lo presentiamo a Giove, così ogni giorno gli viene a sapere chi qua giù va cercando rogna con la cattiveria. Ci sono furfanti che si persuadono di potersi conciliare Giove a furia di regali, ma naturalmente sprecano la grana e la fatica, perché lui non può mai giungere carino ciò che gli proviene in forma di preghiera di spergiuri. Chi è seriamente devoto con le sue preghiere trova grazia molto più facilmente. Perciò vi faccio una predica a riguardo. A voi che siete onesti e passate la vita osservando la devozione e la lealtà, voi tenetevelo a mente in maniera da potervi rallegrare in conseguenza delle vostre azioni. Ora vi riferiremo la trama, che è il motivo per cui ci siamo presentate qui. Questa città si chiama Cirene. Cirene! In quella villa lì vicino, adiacente al mare, si è trasferito esule da Atene un vecchio amico malvagio, e se ha perso la sua patria non è stato per cattiveria, ma è stato perché, mentre cercava di soccorrere il prossimo, si cacciò nei guai, mandò a operare il patrimonio che si era onestamente accumulato. Per giunta gli scomparve dal fianco una figlioletta ancora piccina. Un lenone la comprò dal bandito rapitore e la condusse qua a Cirene. Un giovanotto compaesano del vecchio la vide un giorno mentre tornava a casa da scuola di musica e se ne innamorò. Fu il colpo di fulmine. Si precipita dal lenone, mercanteggia la ragazza da una caparra e obbliga il lenone ad assicurare con un giuramento di rispettare il patto. Ma il lenone, come era abituale per lui, se ne frega in pieno del patto e del giuramento che aveva pronunciato alla presenza del giovanotto. In casa sua era ospite un vecchio siciliano suo degno compare, un cialtrone d'Agrigento, traditore della città. Costui cominciò a lodargli la bellezza di quella figliola e delle altre ragazze di sua proprietà e cominciò per giunta a mettergli in testa di partire per la Sicilia con lui, dicendogli che lì c'è un gran numero di lenoni che l'avrebbero fatto diventare ricco. Riesce a persuaderlo, si affitta di nascosto la nave e vi carica la fanciulla e tutti i suoi averi, e al giovanotto dice di voler sciogliere un voto a Venere. Quello che sta qui fa anche il tempio di Venere. Dai! E per assicurarlo di tutto, lo invita a pranzo qua. Ma subito dopo salpa sulla nave, lasciando il giovanotto al porto, dove non gli resta che scorgere la nave già lontana, in alto mare. Noi, accortaci che si trasportava via la ragazza, pensammo di recare aiuto a lei e insieme danno al lenone. Suscitammo una grossa tempesta e scatenammo sul mare cavalloni. Infatti, noi siamo fra le stelle le peggiori apportatrici di guai. Quando spuntiamo provochiamo un subisso e quando tramontiamo ne provochiamo uno peggiore. Ora, tutti e due i bravi compari, il lenone un po' si dove in occaggio, se ne stanno seduti in gomito a gomito su una roccia. La nave se la sono vista rotta in mille pezzi. D'altro canto, la ragazza di cui abbiamo parlato e insieme alla scheletta al suo seguito, con una grande paura in corpo, sono saltate dalla nave sopra una scena. Ora, la corrente che sta trasportando dagli scogli sino alla riva, in direzione nella villa abitata dal vecchio esule, alcun uragano ha scompassato il tetto, facendo volare via le tegole. Fra poco arriverà qua e voi vedrete anche il giovanotto che aveva negoziato con le nonne l'acquisto della ragazza. Che bel campione di tempesta che ci ha regalato nel tuo la notte scorsa! L'uragano ti ha scoperchiato il tetto! Che bisogno c'è di sprologare? Ehi, Scebarnio! Chi è che mi chiama? Quello che per comprarti ha scucito un bel po' di grana. È come se volessi ricordarmi che sono schiavo tuo! Salve, padrone!
C'è bisogno di molta argilla, perciò scava a fondo la terra. Ormai capisco che devo tornare a coprire tutta la villa. Saluto a te, padre. Anzi, a tutte e due. Ma tu, sei maschio o femmina che chiami padre lui? E che non lo vedi che sono maschio? Allora il padre, vattene a cercare altrove. La faccenda è che avevo una sola figliola, ma quella figlia l'ho perduta. Di figli maschi non ne ho mai avuti. Saluti a te, giovanotto. Ma è proprio qui che abitate? E perché ce lo domandi? Per prepararti a venire a rubare? Stai esplorando il posto! Ah, sta zitto, Sceparnio, ma cosa ti serve, giovanotto? Se non ti scoccia, vorrei dare qualche informazione in poche parole. Hai visto per caso un tizio dai capelli crespi e bianchi? Un briccone, uno spergiuro, un piaggiatore? Parlo di uno che doveva venire proprio qua nel Tempio di Venere, conducendovi due ragazze, e che doveva fare i preparativi d'un sacrificio oggi o ieri. No, t'assicuro, figliolo, già da un po' di giorni non ne ho visto uno che facesse dei sacrifici qui. Per come ha parlato, mi ha annunciato la morte. Tu che fai il giro tondo attorno ai templi per riempirti la pancia, faresti meglio a comprarti il pranzo a casa tua. Ah, forse sei stato invitato qui a pranzo, ma chi ti ha invitato non si è fatto vedere per niente? Precisamente. Ma non c'è affatto pericolo di rimanere senza aver pranzato qui? Quell'uomo si è preso gioco di me nella miniera più indegna. Ma senti, Numi, che ne è di quegli uomini lungo la spiaggia? Se bagno, mi sei sforzato ad andare in mare, è proprio così. Ma guarda come nuotano, sbattuti in mare come sono stati. Ma ti prego, non li vedi quegli uomini? Laggiù, verso destra, non vedi che stanno già costeggiando la spiaggia? Lo vedo, vuole essere cielo che fosse quello che sto cercando io. Quell'essere esecrabile. Voi statevi bene. Ah, Sceparnio! Che c'è? Vaffanculo! Ma che mi tocca di vedere? E che belli! Quelle due ragazze sono una sciaruppa! Bello, bellissimo! Povere disgraziate, come sono sballottolate! Ora hanno fatto un salto dalla sciaruppa sulla spiaggia! Ci hanno fatto salvarsi! Per fortuna! Adesso rientriamo, Sceparnio, abbiamo da sistemare la villa! Sceparnio! Sì, sì, arrivo! Sceparnio! La nave ha perso ogni cosa in mezzo al mare! Persino la mia compagna cade dalla barchetta! Se soltanto lei fosse in salvo, più leggera sarebbe ora la mia pena! Sono sola in un deserto, qui di rupi, lì il mare, vedi certo, chi posso mai sperare che venga? Quali speranze di vita mi rimane? Quel luogo ho un'ignoranza completa, non ci sono mai stata, e così non so che decisione pigliare, se qui o lì, prendere la direzione. Non so più che farmi dell'esistenza, ora che ho perduto la speranza che mi sorreggeva. Ho brucato in tutti gli angoli qui intorno. Ho strisciato in tutti gli anfratti a cercare la mia compagna di schiavitù, sforzandomi di scovarne le tracce con la voce, con gli occhi, con le orecchie. E non sono riuscita a trovarla. E non ho modo di decidere dove andare, da che parte cercarla. E non mi è possibile incontrare un cane a cui rivolgere una domanda. Ho la speranza che mi risponda. Ma di chi mi suona accanto la voce? Che spavento! Ma chi è qui che parla intanto? Un'eco leggiare, voce femminile. Una donna, certo, è una voce di donna che mi giunge all'orecchio. Ma sei tu, palestra, di cui odo la voce? Ma Felicia! Oh, palestra! Sei tu che mi dà il gusto di vivere. Ora che mi è possibile toccare. Sì, ok. E come mi sembra ancora quasi incredibile poterti afferrare. Ma non ho capito. Oh, ti supplico, abbraccia di speranza mia. Sì. Di tutte le mie fatiche. Sì, ma adesso è il caso di battersela per di qua. Ma dove credi che possiamo dirigerci? Posteggiare la spiaggia. Oh, dovunque ti piace dirigerti, io ti seguo. Ma che diavolo c'è laggiù? Lo vedi quel tempio? Eh già, è proprio il luogo degno della presenza degli dèi. E devi abitarci della gente qui vicino, perché il posto è proprio un amore. Qualunque sia il dio a cui appartiene il tempio, io non esito a venerarlo, perché ci concede uno straccio di soccorso, perché ci liberi da queste disgrazie, oh miserabili, inguaiate, sventurate come siamo. Chi è che prende?
ti rendi per le azzurre vie del mare? E già, proprio così. Ma allora sarebbe stato più giusto venire avviati con un candido manto e accompagnati da vittime? A questo tempio non sei abituati a presentarsi in questa maniera così indecente. Ma scusami, vittime come siamo, tutte e due di naufragio, da dove diavolo avresti potuto pretendere che ti portassimo delle vittime? Ma adesso, River, d'ogni speranza e riconoscenza del posto, ti abbracciamo le ginocchia affinché tu ci accolga sotto il tuo tetto e ci protegga. Pensa che non abbiamo nient'altro oltre quello che abbiamo indosso. Ti prego, aiutaci! Amore, soccorro, aiutaci! Va bene! Datemi le mani e non state più in ginocchioni. Alzatevi tutte e due. Nessuna donna è più misericordiosa di me. Ma qui, figlie mie, di roba ce n'è poca. Risorse non ce n'è. Io stessa me la sfango a fatica e rendo il mio servizio a venere a mie spese. Quindi, se permetti, questo è un tempio di Venere! Proprio così, ed io ho l'onore di essere considerata la sacerdotessa del tempio. Vi farò un buon trattamento, quel che passa il mio convento vi darò. Venite con me per di qua. Oh madre, ci consideri, ci accogli proprio con generosa indulgenza e con affetto? È il mio dovere. Wow, il tempio di Venere! Sono sempre stato sulle mosse per non lasciarmi sfuggire il mio padrone dinanzi agli occhi. Proprio ora, uscendo, mi ha detto che se ne andava al porto e mi ha ordinato di venire incontro qui, al tempio di Venere. Ma ecco, a proposito, scontare gente di cui posso informarvi. Mo gli vado incontro. Ehi, bello! Yeah! Oh. Salute, ladri di mare, genia di conchiglie di lenze, popolaccio di morti di fame! Scherzo, ma che state a fare? Si campa, come logico che campino i pescatori. Sempre fame, sempre sete, sempre speranze a vuoto. Che per caso, mentre stavate qui, avete visto un giovanotto di cera di mostra? Rubicondo? Sì. Benvenuto. Sì! No, non l'abbiamo visto. Non ci pare che sia arrivato qua uno con l'aspetto che dici tu. E allora avete visto per caso un vecchio pelato? Corpacciuto e panciuto? Sì. Dai sopracciglia a foresta? Sì. Dalla fronte tutta rughe? Sì. Un imbroglione, un volto a stomaco per gli dei e per gli uomini, un farabutto pieno di ogni libalderia e di ogni infamia, che si conduce appresso due fanciulle piuttosto che gaiarducci, eh? Sì! No, non l'abbiamo visto. Stati bene. Vabbè. Oggi pesca niente. Andiamo a casa. Andiamo. Porca miseria. L'avevo previsto. È accaduto quel che sospettavo. Hanno fregato il mio padrone. Quel farabutto delle nonne ha preso la via dell'esilio. È salito sulla nave e si è condotto appresso le ragazze. È inutile. Sono un indovino. Ah, pallino. Capisco, capisco. Ma hai chiesto di bussare alla villa che sta accanto al tempio di Venere per chiederci dell'acqua. Ma di chi è questa voce? Ma di chi è questa voce che mi è giunta all'orecchio? Corbezzoli, ma chi è che parla qui? Ma chi mi tocca di vedere? Hai proprio Tracario che scorvo, lo schiavo di Presidippo? Ma è proprio Belisca che sta uscendo dal tempio! Oh, salute Tracario! Salute Belisca, ma che fai qui? Al tuo padrone, Presidippo, dov'è? Lì dentro. No, ti giuro che non c'è. Non è venuto. Proprio così. Ma Lupo Marino, il padrone vostro, non avevi invitato a pranzo qui Presidippo, il padrone mio? Beh, se cerca di fregare degli uomini fa solo il suo mestiere di ruffiano. Ma insomma, allora, non è vero che il vostro padrone sta facendo una funzione? E allora tu, che stai facendo qui? Sfuggite a un mucchio di guano, a uno spavento incredibile, prive d'ogni soccorso, spoglie d'ogni sussistenza. Ci siamo rifugiate dalla sacerdotessa di Venere, io e Palestra. Perché, santo cielo? Pure Palestra, la bella del mio padrone sta qui. Certo! Ma che Palestra! Che mi dai? Per favore! Ma ho curiosità di sapere che cavolo è questo pericolo del passato. Ma, Tracario, stanotte la nostra nave si è sconquassata! Come? La nave? Ma che cavolo va dicendo? Ma scusa, non hai sentito di come il Lenone voleva portarci via di qui in Sicilia e di come ha caricato sulla nave tutto quello che ci aveva in casa? E ora se ne è andato tutto a fondo. Che tu sia benedetto, spirito saggio di Nettuno!
Che zucchero che sei! Che parole di miele che mi dici! Buono! Ma tu e palestra, come siete riusciti a salvarti? Siediti. Saltammo tutte e due in una scialuppa, perché ci accorgemmo che la nave stava andando a sbattere contro gli scogli. Noi poveri disgraziati fumo sbatacchiati dal vento e dal mare in mille maniere durante una notte che pareva non volesse finire mai. È un miracolo se stamattina il vento ci ha sbattute sulla spiaggia che eravamo quasi sul punto di spirare. Ma conducimi da palestra, mostrami dov'è. Guarda, hai che andare là davanti, dentro al Tempio di Venere. La pescherai seduta in un fiume di lacrime. E perché piangi? Ti strazia l'animo, perché il Lenone le ha tolto una cassetta che lei possedeva e dove custodiva i segni di riconoscimento per riuscire a identificare i suoi genitori. E dov'era la cassetta? Nella stessa nave dove eravamo noi. Lui l'aveva chiusa in un baule perché lei non avesse la possibilità di riconoscere i genitori. Ma chi è il ce l'ha svergognato? Ora il baule, insieme con la nave, deve essere andato certamente a fondo. E tutto l'oro e l'argento posseduti del Lenone hanno fatto la stessa fine. Ah, per questo quella poverina si dispera di essere rimasta priva all'improvviso di quei documenti. Ragione di più, allora per me, di entrare e di consolarla. Io entro. Spada papà, papà! Aspetta, amore. Mamma pure! Io intanto vado a fare quello che mi ha chiesto la sacerdotessa di Venere, a chiedere dell'acqua qui accanto. Ehi là! C'è nessuno dentro la villa? No. Chi è che si incaponisce sui nostri battenti, compre? Sono io. Caspita, che sorpresa! Sangue di rana, che gran pezzo di figliola! Ah, salute, bel giovinotto! Bello! Salute a te con tutti gli interessi, per Bacco. Ma questo è il ritratto di Venere? Che taglio di corporatura! La sacerdotessa di Venere, che sta qui accanto, mi ha ordinato di prendere dell'acqua qui da voi. Ma io qui sono signore e padrone, e se non mi dai un bacino, una goccia d'acqua, non te la rimedi. Dai, dammi un bacino. Tu dammi prima un po' d'acqua, e poi io ti darò un bacino. Evviva, presto, dammi secchio, vado a prenderti subito l'acqua. Prendilo, sbrigati a riportarmelo, per favore. Aspetta qui, torna un attimo, gioia mia. E ora che potrò dire alla sacerdotessa per scusare questa sorta di ritardo? Ma che mi tocca di vedere, povera me, laggiù sulla spiaggia? Il Lenone mio padrone e il suo ospite siciliano. Ed io che credevo fossero morti in mare tutte e due. Oh, ma ti aspetto a tornare al tempio e riferire a palestra questa orrenda notizia. Così potremo rifugiarci sulla spiaggia prima che quel rubaldo di ruffiano arrivi qua. Sì, è il caso di scappare. Molto meno profondo di quanto non fosse in realtà, come l'ho sollevato su senza avvertire un briciolo di fatica. Eccoti l'acqua, grazie a tutti. Ma dove sei? Dolcezza mia, dove sei nascosta? E là? Non c'è proprio dubbio. Sei innamorata di me, se no non mi farebbe il dispettuccio di nascondersi la dolcezza mia. Ma dove sei nascosta? Dici sì o no, riprenditi il secchio? Mi viene in mente che la ragazza mi abbia teso una trappola per farmi scovare con un secchio sacro a Venere in mano. L'unica cosa che posso fare è chiamare qui fuori la sacerdotessa affinché si riprenda il secchio. E allora mi affaccio sulla porta. Ehi, sacerdotessa, vieni a riprendere il secchio! Non ho capito, mi tocca portarglielo dentro. Quando t'ho fatto entrare in casa, è come se avesse aperto la porta alla mala sorte. Ma proprio un cornutaccio come te doveva toccarmi di dare ascolto. Che ragione c'era di partire di qui? Che ragione c'era di salire sopra una nave? Io ho perso più di quello che avevo. Io non mi meraviglio affatto se ti sconquasso da nave che trasportava un delinquente come te e tutto quel ben di Dio accumulato delittuosamente. Ma sei stato tu a rovinarmi con le mirabille che mi hai fatto balenare. Mi sento agli estremi, sento un dolore al cuore. Fammi la carità di tenermi la testa sollevata.
Per Dio, avrei la voglia matta di vederti vomitare e di vomitare addirittura i polmoni. Povero me. Palestra, Ampelisca, dove siete? Credo che stiano offrendo un bel pasto ai pesci in mare. Ma è arrivata l'elemosina per colpa tua. Ma perché non vai a farti forte? Ma vacci tu piuttosto. Perché ho fatto la fesseria ad ascoltarti. Lassù mi promettevi che c'erano da fare guadagni enormi con le ragazze. Quale balena si inghiottì da quest'ora il mio baule, dove erano stipati tutto l'oro e l'argento a mio? La stessa penso che si sarà arrivata la mia bossa, che è una gonfia di quattrini. Se almeno si fossero salvate le mie ragazze, una speranzella potrebbe essermi rimasta. Ma se ora quel plesitippo dal quale ho intascato la capare per palestra, sai che casino sarà capace di piantarmi addosso? Togliti! Aia! Ma che faccenda è che due ragazze qui nel tempio stanno abbracciate alla statua di Venere, temendo poverelle non so chi? Dicono che la scorsa notte sono state sballottolate dalla tempesta e che stamattina sono state sbattute dal mare sulla spiaggia. Ti supplico, giovanotto, dimmi, dove si trovano le donne di cui stai parlando? Ma qui nel tempio di Venere. E che facciano? Proprio graziose. Ma almeno sono ragazze, vero? Ma valle a vedere se ne hai voglia. Debbono essere per forza le mie donne lì dentro, gioioso mio. Beh, faccio irruzione nel tempio di Venere. Preferirei che lo facessi all'inferno. Ospite, ti prego, offrimi il lettino dove mi possa fare una dormitina. Ma andate a dormire qui fuori, dove ti pare. Qui fuori? Ma non vedi che ho gli abiti freddici d'acqua? Accoglimi sotto un tetto, dammi uno straccio asciutto. Alla prima occasione saprò mostrare la mia gratitudine. Senti, io non ti devo niente se tu prima non mi pagherai un pegno. Per me è lo stesso se muori dal freddo o se sudi dal caldo, se caschi morto oppure se godi di piena salute. Allora, non è un affar mio portarti in casa mia. E mi lasci così! Ma che ci sto a fare qui bagnato come un pulcino? Ora vado a vedere cosa sta facendo lì dentro il denone, il mio commensale, nella spronza notturna. Ma cos'è questo strepito che è scoppiato qui accanto nel tempio di Venere? Ah, città di Venere! Noi il vostro soccorso, agricoltori, abitanti delle vicinanze, date aiuto a chi ne è primo! Correte qui al tempio di Venere! Imploro ancora una volta il vostro soccorso! Tutti quelli che siete vicini e che potete sentire le mie grida, accorrete! Ma che cavolo sta succedendo? Due donne innocenti hanno bisogno del tuo aiuto! Ti fa offesa perfino alla sacerdotessa di Venere! Ma chi è questo svergognato che osa mancare di rispetto a una sacerdotessa? E quelle donne chi sono? E che ingiustizia stanno ricevendo? Hanno abbracciato la statua e ora un temerario le vuole staccare a forza di lì! Eppure sono due donne che avrebbero il diritto di essere considerate libere! Ma chi è questo individuo che osa mettersi gli dèi sotto i piedi? Dimmelo in due parole! Un mascalzone che rigurgita di falsità e propensione al parricidio e allo spergiurio! Uno svergognato! Uno zozzone! Un orcio di immondizia! Per dirle in poche parole, un leone! Pensa, ha osato prendere per la gola la sacerdotessa e stringergliela! Ah, ma la sconterà a caro prezzo! Venite fuori, squinternone, diragnatore! Dove siete? Afferratemi quel cialtrone e portatemelo qui fuori per i piedi come una scrofa macellata! Sento Jack che si impiena regola. In questo momento stanno già a riformare le mone a son di pugni. Quanto vorrei che gli facessero schizzare via i denti e le mascelle. Ma ecco che escono le ragazze. Che spavento hanno sulle loro facce. Avanti! Esci dal tempio! Essere il più sacrilego, il più esecrabile fra quanti ve ne è sulla terra! Queste prepotenze che mi fai subire me le sconterai! Ah, questo svergognato osa pure minacciare! Mi è stato strappato il mio dio! Tu mi togli le mie schiave contro la mia volontà! Ah, quelle sarebbero schiave tue? Certo! Beh, a rischio di accoppare o l'uno o l'altra solo con la punta del mio! Ma insomma,
Io non ho il diritto di portar via le mie schiave dall'altare di Venere. No, non lo hai, perché la nostra legge stabilisce questo. Ma io non ho niente a che vedere con le leggi vostre, e perciò me le porterò via tutte e due. Tu, vecchio, se ne sei innamorato, devi scucire un bel po' di buon denaro. Gli dèi! Scucire quattrini a te? Ora, solo perché tu sappia ciò che ne penso io, vedi di fargli solo un pochino di violenza e ti rimanderò via di qui conciato in maniera tale che neppure tu potrai più riconoscerti. Ma se sei tu ad adoperare la violenza? Ha pure il coraggio di rimproverare agli altri violenza, fulmine della svergognatezza. Figlia mia, ora quando la guardo il ricordo tuo, di te che non ci sei più, a riattizzarmi il dolore delle mie sventure. Aveva 3 anni quando la perdetti, e se adesso fossi ancora in vita, avrebbe l'età di queste qui. Ma io per tutte e due ho prestato una bella somma di denaro a chi le aveva in proprietà. Ah, la prendi così, svergognato? Ti terrai le figliole sottratte ai genitori e le lavorerai un lurido mestiere? Se le tocchi, ti cavo io! Vecchio, lo sai quello che ti prego. Custodiscile, difendile se vuoi far violenza su di loro, finché non avrò condotto qua il mio padrone. Vallo a chiamare il tuo padrone. E questo qui oggi le tocca contro la loro volontà, o fa soltanto la mossa, sarà a sue spese e la pagherà carissimo. Ci metterò un secondo. Dimmi un po', Lenone, preferisci stare buono sotto la minaccia di un bel bastone? Quello che vai blaterando, vecchio, di qua mi entra e di là mi esce. Io le schiave mie le strapperò dall'altare con i capelli, alla faccia tua, di Venere e del sommo sacerdote. E allora su, fatti avanti, arrischi di toccarle. Certo, cacchio, che le toccherò. Allora su, vieni un po' qua, fatti avanti. Però devi ordinare a questi due di farsi un po' più là. Anzi, ti si avvicineranno. Accidenti, che bella fregatura. Sulla nave ho perso l'elmo. Ora, se fossi scampato al naufragio, mi farebbe comodo. Ma almeno mi è permesso rivolgermi a loro. Nemmeno per sogno. Ora statemi a sentire voi due. E questo qui oggi, porca vacca, cerca di toccarle contro la loro volontà e voi non le difendete, siete fottuti voi due. Non mi lasceranno neanche andare via di qui? Mi pare di essere stato chiaro. Che vuoi? Riguardati da un brutto inconveniente. E da che cosa mi dovrei riguardare? Da un guaio serio, di quelli proprio catastrofici. Perciò quel ruffianaccio ha avuto l'ardire di provare a strappare la mia bella dall'altare di Venere a via forza, adoperando la violenza. Eccoti! Ecco che arriva Blessedippo. Salute. Salute un corno! Ora scegli di cosa? Essere portato in tribunale per il corno o difeso? Scegli l'una o l'altra soluzione finché sei in tempo. Ma io non voglio né l'una né l'altra. Tracalio, va di corsa. Va di corsa alla spiaggia e a quelli che ho condotto qua perché lo consegnassi al boia. Digli di venirmi incontro in città vicino al porto, poi torna e mettiti di guardia. Io intanto me lo trascino in tribunale a questo cialtrone. Forza, vienimi appresso. Ma che reato ho commesso? E me lo domandi? Non ti pare niente aver intascato da me una caparra per la ragazza ed essertela portare da paese? Del resto ti avevo promesso di incontrarti al Tempio di Venere. Beh, non ho tenuto la parola, non mi ci trovo. La tua arringa di difesa pronunciala in tribunale. Vieni con me. Gioioso mio, ti scongiuro, soccorrimi. Mi si sta trascinando per il collo in tribunale. Chi è che mi chiama? Non vedi come sono ridotto a essere trascinato? Lo vedo! Che ci vuoi con questo matto? Cammina con me, boia! Ospite mio! Ospite tuo? La tua ospitalità me la metto sotto i piedi! Così vuoi disfarti di me? Io faccio sempre così! Non bevo mai più di una sola volta nello stesso posto! Me la possono appioppare gli dèi, una gagliarda scalone! Ma la pioppiamo alla destraccia tutto! Mora! Vuoi andare a prestargli un po' d'assistenza? Chissà che con la spinta che gli darò non lo si faccia condannare al più presto. Grazie a Nettuno, il nostro patrono, che sta in luoghi salati e assai pescosi, e ci ha fatto dono di tornare con una ricca preda dei gloriosi suoi regni. Questo affare che ci destiniamo. Ehi là, aspettate! E che dobbiamo aspettare? Questo baule, dove l'avete trovato? Dove si trovano i pesci? In mare.
Io so da un pezzo che appartiene. Come sarebbe a dire? E in che maniera è andato a fondo? E noi sappiamo chi l'ha trovato e chi ne è ora padrone. Nessuno potrà essere capace di portarcelo via. E benché mai potrai esserlo tu, anche se lo speri. Neanche il padrone potrebbe portarlo via? Se arrivasse? Se non siamo noi i padroni. Il padrone deve ancora nascere. Tanto perché non ti faccio illusioni. Siamo stati noi a tirarlo su pescando. Quando abbiamo gettato la rete all'amo, tiriamo su tutto quello che abbocca. Tutto quello che la rete all'amo hanno acchiappato è nostro. Assolutamente ed esclusivamente nostro. Ah, non ho mai visto un pescatore che abbia pescato un pesce baule e lo abbia messo in vendita al mercato. Pertanto, non rivendicate la proprietà di ciò che non è nato in mare e non porta squame. Vi ripeto che questo affare voi oggi non lo porterete a termine. Questo baule va restituito al proprietario. Per Dio, tu oggi uscirai di qui, che non hai guadagnato neanche un trucco. Che si ricorra un arbitro o un depositario. Penso che abbiamo tirato noi su dal mare. Beh, io lo scorto dall'arrivo. Invece noi affermiamo che l'affare è nostro. E io dico di no. Affidiamoci all'arbitro del proprietario di questa villa. Molla un pochino la giovane mentre ci concentriamo a riflettere. Cos'è? E sia, accettiamo l'arbitrato. Benché siamo sicuri di avere il diritto dalla nostra, accettiamo la tua proposta. Ragazze mie, benché io desideri ciò che volete voi, ho una gran paura che mia moglie non mi cacci di casa per causa vostra, dicendo che ho condotto in casa due concubine. Mi pare che non debba essere io, ma voi, ad andare sull'altare della dea sotto la sua protezione. Ma allora, poverette noi, siamo proprio perdute! Ah, ma penserò io a mettervi in salvo, cacciatevi ogni preoccupazione! Salute, padrone! Salute, pescatore! Beh, che c'è di nuovo? C'è che dentro questo baule c'è una cassetta della ragazza che tu hai difeso! Questa roba, questi qui, non può essere di nessun giovamento! Mentre sarà molto utile a quella poverella per riconoscere i suoi genitori! Beh, farò in modo che gliela ridiano, stati buono! Ma noi cacchi a queste non diamo niente! Ma io non chiedo altro che la cassetta è giocata. E metti il caso che siano d'oro. E loro ti sarà ripagato a peso d'oro. E la gente altrettanto. E allora tu prima facci vedere il tuo oro, io poi ti farò vedere la cassetta. Ah, tu sta zitto e non cercare rogne. Demone, se quel baule appartiene a quel farabutto delle nonne, lo potranno riconoscere le ragazze. Ti prego, faglielo mostrare. Beh, non mi pare che dica una cosa storta, pescatori, se chiedi di far vedere il baule alle due fanciulle. E invece, porca vacca, è stata la cosa più storta che ci possa essere. Perché se glielo mostreremo, loro diranno subito che lo conoscono. Ti dirò io stessa per oggetto quello che c'è lì dentro. Non c'è bisogno me ne mostri neppure uno. Se le mie indicazioni saranno sbagliate, le mie parole cadranno a vuoto. Allora tutto quello che c'è lì dentro ve lo terrete per voi. Ma se le mie indicazioni saranno esatte, allora ti scongiuro affinché la roba mia mi sia restituita. Pescatore, su, fammi il favore di venire un po' qua. Su, ragazza mia, comincia pure l'elenco. E voi, state attenti e chiudete il becco. Dentro ci stanno dei giocattoli. Eccoli, li vedo anch'io. Sopra tutti c'è uno spadino d'oro, con sopra un'iscrizione. E dimmi, che lettere sono scritte sullo spadino? Il nome di mio padre, Demone. Santissimo Dio, a che punto sono giunte le mie speranze? E dimmi, qual è il nome di tua madre, inciso sulla scure? Ingegnosina. Ma che cazzo nome è? Gli dèi vogliono la mia salvezza. La nostra schifezza. E c'è anche un pallino d'oro che mio padre mi regalò il giorno del mio compleanno. Pescatori, questa è senza dubbio mia figlia. Non posso più tenermi dall'abbracciarla. Salute a te, figlia mia. Sono io, tuo padre, colui che ti ha messo al mondo. Salute, padre, che non speravo più di rivedere. Salute, figlia mia, che piacere d'abbracciarti. Forza, Tracadio, prendi questo baule e fai modo di portarlo subito in casa. Forza, figliola, rientriamo. Tua madre t'ha tenuto in braccio per tanto tempo e sa di segni di riconoscimento molto più di me. Seguimi, obbedisca. Forza, dai, prova a prenderlo. Vediamo se ce la fai. Facci vedere i muscoli. Forza, vediamo la tua forza. Dai, dai, dai. Dunque si trova questo tipo, te lo pesco e te lo porto subito qui. Intesi. Ma fai modo di digli lasciare ogni cosa e di correre subito qui. Intesi. E digli che gli darò in moglie mia figlia. Intesi. E che io conosco solo.
suo padre, anzi che mi viene parente. Intesi. Ma sbrigati. Intesi. E fai in modo che sia subito qui, sì che si possa preparare la cena. Intesi. E quando la farai finita con questo intesi? Intesi. Ma lo sai quello che vorrei da te? Quello che mi hai promesso? Che oggi stesso avrei acquistato la libertà. Intesi? Insomma, allora, io sposi a Perisca non appena avrò acquistato la libertà. Intesi? Che insomma, allora, io riesco a sperimentare quei fatti che la mia collaborazione ha suscitato la vostra gratitudine. Intesi? E quando la finirai con questi intesi? Tu intanto prepari il necessario, io sarò subito di ritorno. Intesi? Proprio adesso Plessidippo mi ha fatto condannare dai giudici. Mi è stata tolta la proprietà di Palestra e il mio patrimonio è andato perso in fondo al mare. C'è qualcuno più sventurato di me? Ora l'altra di cui sono ancora proprietario andrò a vedere se è ancora nel Tempio di Venere, cosicché mi possa portare via almeno lei. È l'ultimo avanzo che mi resta del mio patrimonio. In fede mia, stasera non ci vedrete più in vita se non ci ridaranno ciò che è nostro. Quel farabutto è già in libertà. E a noi, che abbiamo a pescare e tirato a galla il baule, a lei non tocca nulla? Dei del cielo, con questo discorso mi fa drizzare le orecchie. Cacchio, a quanto pare quell'individuo sa che si è fregato il mio baule. Lo debbo affrontare. Dei del cielo, aiutatemi. Salute, giovanotto. Ehi, amico, ma di che ti lamenti? L'altra sera in mare è affondata la mia nave ed ho perso tutto il mio patrimonio. Un baule con monete d'oro e d'argento. E se si desse il caso, se avessimo indicati chi l'ha trovato? Perciò ci devi sciorinare dei segni di riconoscimento. Lì dentro c'erano 800 monete d'oro. Me! E in una borsa un talento d'argento di prima categoria. Me! Ne potremmo ricavare una profumatissima mancia! Ora ce la sporcheremo io. E se ti indicassimo il luogo in cui si trova il tuo baule? Quando saresti disposto a donarci? 300 soldoni. Ma non dire. 400. Nah, nah. 500. No. 600. No. 700. No. Ve ne darò 800. No. E allora di soldi ve ne darò 1000. Ciao. E allora di soldi ve ne darò 1100. Vogliamo un talento d'oro di prima categoria. Non c'è che da dire sì o no. E va bene. Vi sarò consegnato un talento. Giuralo su Venere. Lo giuro. Giura che ci darai i quattrini. Lo stesso giorno sei rientrato in possesso del baule. Lo giuro su bene. E vai! Aspetta qui, noi andiamo a chiamare il vecchio. Beh, gli chiedi il tuo baule. Che allocco! Mi restituiscono il mio baule, ma io non mi sento il dovere di sganciare neanche una monetina e a farmi giudicare se debbo o non debbo mantenere quello che la mia lingua ha giurato. Ma stiamoci zitti, eccolo che esce di nuovo conducendo il vecchio. Vieni qui. Ehi tu, ecco il tuo baule. Se è veramente tuo, riprenditelo. Tutto ciò che ci stava dentro ti sarà riconsegnato così com'era. Dei del cielo, è proprio il mio bauletto. È stata prelevata soltanto una cassetta di giocattoli, grazie alla quale sono riuscito oggi a ritrovare mia figlia. Ti ringrazio, non ho più la mia schiava, ma ho ritrovato i miei denari. Ehi tu, ce l'hai ora il tuo baule? Ce l'ho. E allora non perdere tempo, scusi la grana. Sangue di una patata, io non vi do niente, non vi debbo niente. E a noi niente. Lo avevi promesso in vane. Mollaci il nostro talento che c'avevi di prima categoria. Non ho nulla in contrario, che il talento te lo pigli tu, caro Ben. Devi darlo a noi invece. Ah, state zitti. Lenone, vieni un po' qua con me, in disparte. Dimmi, quanto ti è costata l'altra ragazza che ti porti da presso? Ampelisca. Ho dovuto sganciare 1000 soldoni in denaro. Vuoi che ti proponga una transazione? Certo che la voglio. Il talento tu lo darai a me e io lo dividerò a metà. Con una metà affrancherai l'altra ragazza, mentre con questa metà io pagherò i pescatori. Perfettamente d'accordo. Dopotutto anche grazie a loro se siamo riusciti oggi a ritrovare io e la mia figlia e tutto voi. Azione esemplare, ti ringrazio di tutto cuore. E insomma, quando è che sfuggite la grana? Ah, state zitti. Pescatori, la faccenda è decisa. La grana resta a me. Per voi, mezzo talento. Siamo in parte fottuti. Ma meglio di niente. Ma d'ora in poi una fregatura, col cavolo che ce la darete. Ah, Lenone, questa sera cenerai da noi. Senz'altro, l'invito a mio onore. E anche voi siete invitati, pescatori. Così va meglio. E allora entrate in casa con me. E vai. Che bello. Cari spettatori, mi saremmo anche voi a cena se non fossimo in condizioni di non potervi dare niente. E se in casa non fossero esauriti anche
siamo invitati fuori. Ma se sarete tanto gentili da fare un bel applauso a ciò che avete visto. State pur certi che vi chiameremo a consovigliare fra 16 anni. Se sarete tanto gentili da fare un bel applauso a questa commedia. Forza per gli applausi!